Abbiamo passato veramente un'estate intera in aeroporto. Andare strumenti in giro, pregare perché arrivassero gli strumenti, corse contro il tempo incredibili. L'estate è stata veramente incredibile, incredibile sia per la mole di concerti e la stanchezza, sia per la grandezza dei festival in cui abbiamo suonato, suonando sempre comunque a orari di punta. Ricordo per esempio al Greenfield in Svizzera, un festival della Madonna in cui abbiamo condiviso il palco con artisti di ogni genere, di ogni grandezza. Come a livello professionale nostro ci ha fatto crescere molto il fatto di partecipare ogni settimana a concerti così importanti, così organizzati bene. È stato difficile, ma quando arrivi alla fine ti guardi indietro e dici: caspita, che cosa ho fatto? Ne è valsa la pena. Tutto De Plata, che è in estremo sud della Spagna, fino ad andare su per esempio al Boomtown Fair Festival in Inghilterra, eppure di nuovo in Francia, Germania, Spagna di nuovo. Siamo riusciti ad andare anche in Italia. Area Rock, abbiamo deciso di chiamare qualcuno sul palco, però la situazione ci è un po' sfuggita di mano, nel senso che c'è stata una vera e propria invasione di palco. Fra lo scontento, diciamo, dell'organizzazione, però abbiamo avuto questo abbraccio, diciamo, da parte del pubblico. Delle date importanti con FX, c'erano dei festival anche nella penisola che non avevamo fatto assolutamente, quindi era proprio interessante. Aspetta, silenzio.